ombrello. E l'ombrello? Un paio di pantaloni grigi. Sì. Le scarpe, guarda. Allora, Zola con la maglia numero 10, non è più la maglia di Maradona, è la maglia di Zola, eh? È una cosa esagerata. No, è esageratissimo, assolutamente. È già per me un grosso onore aver sostituito momentaneamente Diego in questa partita importante. Spero al più presto, per il bene del Napoli, per il bene del calcio in generale, che Diego si riprenda, perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di lui. E quindi ci auguriamo che torni al più presto con noi. Zenga, Zinetti, Zoratti sono gli ultimi nomi dell'elenco incluso nell'almanacco del calcio italiano. Gianfranco Zola, 23enne, sardo, fino ad un anno fa centrocampista della Torres, squadra di C1, non compare. A Moggi è costato 450 milioni più altrettanti per il riscatto e fu il primo acquisto del Napoli 89-90. Di lui si disse solo che era meno alto di Maradona, un centimetro, ma che del campione argentino aveva quasi le stesse caratteristiche tecniche. Oggi non ha fatto rimpiangere il grande Diego, fermato ancora dal mal di schiena in panchina e privo di allenamento da 2 settimane. Ha giocato molto bene, segnato un gol, colpito una traversa e raccolto ovazioni almeno pari a quelle che riscuoteva il grande e migliore Maradona. Mondonico agisce secondo la sua logica: senza Carnevale Alemão, senza Maradona, il Napoli andava compresso, attaccato, ed allora toglie un difensore pur di incrementare la spinta offensiva. Il Napoli risponde con la grinta tutta italiana espressa all'inizio di campionato e con l'unico straniero, Careca, prontissimo al contropiede, offre un nuovo modulo tattico con Mauro sulla fascia destra e Crippa a sostegno per contrastare Stromberg. De Napoli si sposta al centro dove trova Bordini, mentre il playmaker è Zola, ciò che permette ogni tanto a qualcuno di sganciarsi in avanti come fa Crippa, trovando il gol che sblocca il risultato. Saltano i meccanismi di Mondonico, che affida all'estro di Madonna le possibilità di un pari immediato. Pairetto vede e non vede molte cose, forse neppure lo striscione innocuo dei napoletani, riservato ai bergamaschi. Avete solo la nebbia, si legge. Non ci sarà deferimento alla disciplinare, altrimenti addio humor e tanti saluti ai ben pensanti. Vede Pairetto però il rigore su Ferrara ed è il 2-0 con la firma di Antonio, figlio de Oliveira, in arte Careca, il quale potrebbe replicare se Ferron, portiere dell'Atalanta, non lo fermasse così platealmente da negare il gol al brasiliano e costringere l'arbitro ad estrarre il cartellino giallo. Anche quando Francini prova ad andare al tiro, solo un miracolo chiamato Nicolini salva la porta atalantina. Sul braccio dei giocatori le fasce che ricordano la seconda giornata mondiale di lotta all'AIDS. In tribuna il ministro della Sanità De Lorenzo. Insieme contro l'AIDS è la fascia che portano oggi i giocatori e vuol dire soprattutto ai giovani, che purtroppo sono i più interessati al problema AIDS, perché il 70% dei malati sono tossicodipendenti e perché il 50% dei colpiti dalla malattia dell'AIDS sono tra i 20 e i 29 anni, di tenersi lontano da questo rischio, di informarsi per prevenire, soprattutto di solidarizzare con i malati e svolgere nel paese una grande solidarietà per debellare questo flagello. Signor Ministro, lei che è napoletano, questo 2-0 del Napoli la soddisfa tecnicamente? Poteva essere anche di più, il 3-0 era vicino, ma può darsi che venga dopo. Infatti il profeta De Lorenzo fa 13, azzecca il terzo gol che esalta le qualità del minuscolo centrocampista, per il quale i complimenti si sprecano. Dagli altri campi arrivano notizie disastrose, vantaggiose per gli azzurri, che non si scuotono più di tanto quando Paciullo lascia di sasso Giuliani. Su calcio piazzato ci prova anche Crippa, che Evair manda gambe levate poco dopo sotto gli occhi di Pairetto, rimediando solo un cartellino giallo. E diventano così 6 gli ammoniti: Progna, Ferron, Contratto ed Evair per i bergamaschi, Mauro e Corradini per il Napoli. Bigon sostituisce per motivi anche tattici sul finire Zola e Mauro, grandi protagonisti, per Maradona e Biliardi. Forse si pensa già a Brema. Alla sorpresa Maradona, alla fin fine l'Atalanta si è trovata svantaggiata o vantaggiata di questa assenza, secondo Mondonico? Mi sembra un vantaggio giocare contro un Napoli senza Maradona, anche se questo Zola oggi diciamo che non l'ha fatto rimpiangere. Penso che sia il complimento più grande che si possa fare a un ragazzo che si presenta alla grandissima di fronte a questa platea. Però diciamo che abbiamo trovato un Napoli come ce l'aspettavamo, è andata così benissimo, altre volte
diciamo, determinati episodi gireranno bene per noi, andrà diversamente. Una partita che forse non dimenticherai, eh? Ma sicuramente no, resterà a lungo impresso nella mia memoria, però in un certo qual modo bisognerà sempre pensare al futuro. Careca è in netto miglioramento, ci è sembrato, da un punto di vista proprio della forma. Tu come ti senti? Beh, bene, vengo migliorando dentro dell'allenamento, cercando sempre di spingere un massimo per quando giochiamo di fare un migliore. Aspetto già di mercoledì, che è una partita importante, che dobbiamo di fare un grande lavoro per passare il turno. Io spero di poter fare qualcosa per passare in quarto di finale.